Buonasera ragazzi, io sono Mr. Robby e oggi vedremo la mitica motoretta, dovrebbe essere una Chioscio, se non mi sbaglio, e oggi ne studieremo i particolari. Guardate ragazzi la marmitta, e questa è la marmitta tipo Proma, quella che usavamo un tempo. Guardate la Proma o la Polini, che cos'è? Senti, che cos'è? Che marmitta è questa qui? La Polini, la Janelle, sì, Janelle, Larov. E niente, così è composta la moto, la Janelle, in pratica Larov. Abbiamo la Fruzione, abbiamo la Corron, abbiamo la Catena che assomiglia alla Vela, e abbiamo anche l'accensione a cinchia. E guardate la marmitta come si attacca al motore. Ragazzi, sembra una moto vera, anzi è una moto vera in miniatura, ma è una moto vera. Ora vedremo di metterla in moto per sgassare, impennare e... no, volare non vola la moto, a meno che non la facciamo volare noi. E niente, questa è un'altra novità sul mio canale, mi raccomando, subscribe sul canale e iscrivetevi sul canale e spuntate sulla campanellina. Ragazzi, non vi spaventate, potete avvicinarvi alla moto, eh. Cioè, non sto facendo niente, sto facendo solo un vlog. Fabio, dove sei? Porta gli accessori che dobbiamo mettere in moto la Salamotos. Repsol. ABS ragazzi, normale plastica, pensavo che era in vetrolesina. Ecco, è arrivato Fabio, buonasera a tutti. Le quattro batterie. Le quattro batterie, sembra una canzone, quelle quattro batterie, ok ragazzi. Ci accingiamo a mettere in moto sulla po. Quante batterie porta la radio? Ok. No, metti direttamente queste. Metti direttamente queste, vedi quando so? 3, 4, 8. Solo cose belle, sono Mr. Robby TV. Ragazzi, vi faccio vedere nello specifico questa motoretta. Vediamo di collodarla, perché questa motocicletta è nuova, ragazzi. Quindi va collodata, naturalmente metteremo i paraspigoli. Ragazzi, dobbiamo accingerci a fare il pieno. Che cosa? Facciamo un pieno. Non ho capito, Fabio, non muove niente? Facciamo un pieno. Ma la radio si è accesa? Sì. E che scarica? E scarica la radio? E che capire? Ah, aspetta, io calcolo, ma sono senza batteria. Ma questa l'hai caricata un po'? Sì, sì. Ok, prendi anche le tue quattro batterie, vediamo se sono le mie. È piccete? No, è forse la radio che scarica, vedi? Stava off, ragazzi, off! Off, ragazzi! Ragazzi, off! Vedi che scarica? Perché non posso fare niente? Che fa? Beh, va bene, se mi fa qualche cosa. No, ma è mo, no. Che la camo, gli va. Adesso non mi vedo i batteri. Sì, ma questo non significa. Ragazzi, dobbiamo cambiare le batterie, ok. Vediamo Seth come fa il pieno alla motocicletta. Praticamente c'ha una siringa tipo. No, meglio che non dico niente, tipo che. No, non dico niente. Ragazzi, però non ridete se vedete il video, mi raccomando. Avete un po' d'acqua? vediamo un po'. Quando qua non si vede un cazzo. Tu vedi, se non spriscia da tutte le parti, cosa stai facendo? A benzina quello che anche vi motore, diciamo. Bip! Speriamo. Ragazzi, Seth sta ancora facendo il pieno, guardate. Sta spienando la motocicletta. Ma quello che cos'è? Un tubo in silicone o un bavone? Che cos'è?
Ma quanto va? Quanto a benzina va? Stavo dicendo che te lo può saltare. No, pochissimo, infatti quando è qua, dice metà pieno. A metà pieno? Me lo vediamo ancora per stare qui troppo. No, se l'hai calcolare, capito? Ma che è un ammortizzatore di sterzo questo? Come si mette la pipetta della candela, scusa? Dov'è il motore, ragazzi? L'abbiamo messo. E è smontato un cartellino. È scomodissimo. Sei quello aperto, Mario. Zaccottino è lui. Ecco, Zaccottino è il mio cagnolino super droghino. Torniamo alla moto, Zac. Ma la posso portare lì, Matteo? La posso portare? Sono ricaricabili le batterie? A me sì. Per questo? Sì, tutto è ricaricato. A me? Vediamo se si riposa, forse sono scariche, che ne so. No, io ne ho quattro la tavola. Però mi sono saputo per la davanti. I fan. Ragazzi, forse ci siamo. Metteremo in moto questa super moto. Infatti già. No. Alza l'antenna tutta. Sì, sì. Alza l'antenna, sì. Che vibra? Ma non è che stanno scarichi quello della ricevente anche? Sta scarico. Hai capito il sistema dello sterzo quando è forte? Tante cavo. Ma le caricate a casa le batterie, sì? Sì. Aspetta, sì, ma qua non sta messo bene il... secondo me... No, quello è proprio che devi avere quel gioco, ma è, ha un gioco o no? Beh, 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 l'acceleratore va, almeno mettiamo in moto, dai. A me per favore, dai. Forse andava meglio con la mia. Ma quello è questa, sta scarica, dai. Questi qua no, che poi tengo su palato. Perché fa interferenza, sono un big boy. Ma l'acceleratore non dà proprio. Questo è 27. No, 27 fa interferenza. Magari sono 40. Posso questo scarico? Vedi, prova a attaccare questo. Ehi, cazzo, deve essere l'attacco. Adesso l'attacco, ragazzi. Dove sta il servo dell'acceleratore? L'acceleratore? Ah, ok, girami la moto così. Ciao ragazzi. Ciao, alla prossima. Aspetta, spegni, togli la batteria del... o spegni... Aspetta, accendi. Ok, mettimi in moto, eh. Va bene così. E qua sta qui, c'è da dire. No, ma lascio stare, mo voglio provare. No, però sta da paura. Ma tieni la moto. Io questo lo faccio l'ora. No, no.
questo sai come si mette in moto, raga? Che questo ci vuole la polunga, sì. Cosa su demo sa? Quelli di Spanotte. Sì. Io penso che la cannella che hanno messo il bagù. Ma cazzo sta? Ecco qua. Andi? Boccola che sei andata. Non c'è benzina. Ma questo qua voleva essere anche essere controllato il carburatore. Tu non l'hai smontato il motore, no? Sta, no? Sta, sta, sta. No? No? No. Sì, aspetta. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ok ragazzi, ci abbiamo provato, però attualmente non possiamo proseguire con la prima accensione di questa moto perché ci siamo accorti giustamente che ci vuole l'estensione per la candela e dopo dobbiamo controllare se il carburatore è sporco o non è sporco, perché è una moto nuova, non è stata messa mai in moto. Quindi mi raccomando, seguiranno altri video, iscrivetevi sul mio canale Mr. Hobby TV e spuntate sulla campanellina. Io sono Mr. Hobby e vi auguro una buona giornata. Ok ragazzi, ciao a tutti da Mr. Hobby.